Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app. Arte di parte, a cura di Andrea Candiani. È notizia di oggi che il direttore nonché supercuratore galattico Max Delaney lascerà ACCA, il centro australiano dell'arte contemporanea qui a Melbourne. Questa per me è una notizia abbastanza triste. Logicamente ci auguriamo che Max stia lasciando ACCA per poi scoprire che lo faranno direttore di qualche istituzione più grande. Chissà, sogno che vada alla National Gallery del Victoria a spazzar via il direttore odierno che non fa altro che organizzare feste con gli amici e mostre blockbusters per chissà chi. Ma di certo non gli amanti dell'arte contemporanea. Adesso ci si mettono pure gli egizi con la mostra intitolata Pharaoh. Ok, d'accordo, lo dico sempre, noi italiani siamo viziati. Dato che il Tramuseo di Torino e la vicinanza alle piramidi vere, insomma, è come ripresentarci cose che abbiamo imparato alle medie. Però un po' di coraggio, no? Sempre le stesse cose. Perlomeno interesseranno appunto ai bambini in un inverno in cui le notizie dal punto di vista dell'arte, quella commerciale, non sono certamente positive. Come tutte le industrie locali, siamo in crisi, da Sydney a Melbourne e anche nel resto del paese, attendendo come sempre qualche fiera nella speranza di trovare clienti. A Sydney mi dicono che molte gallerie stanno per chiudere i battenti. E se è Sydney in crisi, figuriamoci Melbourne, dove la crisi parte già da poco prima del Covid e non si è ancora fermata. E allora andiamo a visitare la Gallery del New South Wales con i vari premi, l'Archibald, il Wynne, il Solman, e scopriamo artisti nuovi che pensano già di aver conquistato il mondo dell'arte, mentre invece dovrebbero solo pensare a come riuscire a trasformare la loro passione in qualcosa di più duraturo. Ma quando si è giovani non si pensa che poi arrivano i lockdowns, i tagli dei fondi destinati all'arte, come avviene regolarmente ogni anno, non importa quale partito sia il governo. Io comunque sto collaborando con un artista locale che conosco da 20 anni che ha in corso un progetto con la Cappella degli Scrovegni a Padova con gli affreschi di Giotto. Ma voi pensate che qui in Australia qualcuno nel nostro mondo dell'arte locale conosca le opere di Giotto, che capisca l'importanza di questo progetto e che si renda conto di quanto sia difficile riuscire ad entrare nella Cappella degli Scrovegni? Figuriamoci. Alla prossima. Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.